Minetti, bentornati in un nuovo video. Oggi vi propongo un video molto speciale perché da quello che state al momento vedendo voglio mostrarvi due nuove creazioni. Perché ve le mostro? Perché queste due creazioni sono molto particolari e mostrarvele oggi soltanto con delle foto sarebbe davvero molto riduttivo, nel senso che, vedete, hanno dei colori particolari e ci tenevo a farvele vedere con un video che mostrasse meglio e alla luce naturale come sono, quali sono i loro colori e il loro tema soprattutto. Queste due creazioni che vi faccio vedere adesso saranno disponibili oggi stesso, e con oggi intendo il giorno in cui ho caricato il video, ovvero il 29 maggio. Alle ore 19 nel mio Etsy shop, di cui trovate il link qui sotto nell'info box, e nella mia fanpage Facebook. Per i nuovi arrivati nel canale, e soprattutto perché molto spesso mi chiedete come acquistare le mie creazioni, vi faccio una piccola intro, una piccola preview di come acquistare le mie creazioni, in questo caso oggi di come acquistare una di queste due bamboline, o tutte e due insomma. Alle ore 19 precise io caricherò la foto di loro due, ovviamente separate, ognuna sarà poi montata su catenina, stavo aspettando che si asciugassero i vari, su Etsy e nella mia fanpage Facebook. Come funziona Etsy? Su Etsy vi basta semplicemente registrarvi ad Etsy, aprire il link qui sotto nell'info box, eventualmente anche alle 19 stesse, e nel momento in cui, non so, andate a mettere nel carrello una delle due creazioni o entrambe o altre creazioni che io poi caricherò in futuro, andrete poi ovviamente a fare acquista e Etsy vi chiederà, ora non ricordo precisamente se Etsy vi richiede davvero di registrarvi o se al massimo vi chiede soltanto il nome, ovviamente i dati fiscali e i dati per il pagamento. Su Etsy da pochissimo tempo potete pagare davvero con qualunque cosa voi volete. Potete pagare con carta di credito, con conto bancario, quindi potete pagare con PayPal, potete pagare con varie tipologie di carte, quindi realmente potete acquistare le creazioni in ogni modo che volete. Sebbene prima fosse invece stato un pagamento solo tramite PayPal, ora adesso potete scegliere di pagare ovviamente come volete. Detto questo, ovviamente invece se volete acquistarle non da Etsy, perché magari, non so, vi scoccia andare su Etsy e acquistarle da lì, potete acquistarle tramite la mia fanpage Facebook, di cui anche qui trovate il link qui sotto nell'info box, o comunque mi trovate come Nina Creation, mentre su Etsy, dimenticavo di dirvi, mi trovate scrivendo Nina Creation 01, quindi Nina Creations 01. Ecco, su Facebook invece io caricherò sempre alle ore 19 una cartella con all'interno le loro due in due foto separate, in modo che in una foto vedrete lei montata con catenina e quant'altro e nella seconda foto vedrete lei montata con catenina e quant'altro. Ovviamente troverete già insieme a questo video pubblicata in pagina una foto, e anche su Instagram, una foto in cui vengono ritratte tutte e due assieme, ed è una foto ovviamente per farvele vedere, ma la foto commentabile per l'acquisto sarà quella in cui le vedrete separate. Quindi su Facebook cosa bisogna fare? Io alle ore 19 caricherò appunto questa cartella in cui troverete le due foto. Se volete acquistare una delle due creazioni dovete semplicemente aprire la foto della creazione che vi interessa e commentare sotto la foto scrivendo mio. Ovviamente cercate di fare questa cosa solo se siete realmente interessati all'acquisto. Per quanto riguarda il prezzo, su Etsy ovviamente lo troverete aprendo Etsy e vedrete l'inserzione con il prezzo. Un po', e Etsy, diciamo che se non lo conoscete è un po' come eBay, però diciamo che è un po' più improntato per l'arte. Mentre su Facebook il prezzo lo troverete nel box informazioni di ogni foto, chiamiamola nella didascalia di ogni foto, seguita da un cuoricino. Per esempio, per queste due creazioni il prezzo sarà di 30 più spedizione. Perché? Sia perché ovviamente le ore di lavorazione per realizzarne una sono davvero tante, perché ci ho messo dalle 4 alle 5 ore l'una, in più ovviamente solo per la bambolina, in più dovete metterci le ore di lavorazione per realizzare la base in resina, per modificarla, per attaccare il cordino e varie perline. Quindi saliamo insomma circa verso le 8 ore, aspettando ovviamente altro tempo che la base in resina si asciughi. E in più queste due bamboline, queste due sirenine, hanno nelle loro braccia degli Swarovski originali che avete visto insieme a me in uno dei precedenti video. Questi sono due Swarovski che io amo particolarmente, questo è il Pacifico e questo invece è il Pink Opal, quindi l'opale rosa e l'opale pacifico, Pacific Blue in realtà. E quindi questo sarà il loro prezzo.
con più spedizione si intende la scelta della spedizione. Adesso voglio subito passare a farvi vedere le due creazioni, perché direi che ci siamo dilungati anche abbastanza. Inizio con farvi vedere questa qui, che ha le tonalità del rosa ed è quella che tiene tra le sue braccia l'opale rosa Swarovski. Cercherò di farvela vedere il più possibile nei suoi dettagli. Ovviamente i capelli, anche nelle parti più piccoline, sono super super flessibili. Anche queste pinnette che ha in testa sono flessibili. Questo è il bellissimo Swarovski. Lei è appoggiata su un pezzo di corda che gira intorno alla base. Anche queste qui flessibili. E poi su tutta la coda e tutta questa parte qua anche c'è la vera e propria magia di questa collezione, ovvero il pigmento Mermaids olografico. Quindi infatti loro due sono le mie nuove sirene olografiche di una collezione che ho ideato io stessa. E guardate che bella luce che fa. Ora io spero che con la luce naturale si riesca a vedere al massimo tutta questa luce che fanno. Spero vivamente che si veda. E poi ha qui delle scaglie di sirena e le ha anche nelle giunture, in realtà le ha anche qui dietro, ma sono nascoste dal cammino. E quindi questa è la sirena. Ho cercato di dare principalmente ad ogni sirena il colore preciso dello Swarovski di cui loro sono, se vogliamo, custodi o comunque di cui loro sono innamorate, ecco. Infatti ho cercato di darle le sfumature dal rosa e lilla, che ha proprio questo Swarovskino, e credo che ci stiano davvero davvero molto bene. Però la cosa che più mi preme farvi vedere in video è proprio l'utilizzo di questo colore. Mentre la seconda, che questa volta è sui toni dell'azzurro, è questa qui. Lì è messa con una posa totalmente diversa, come se stesse dormendo, comunque si fosse appoggiata su una base. Cerco di farvela vedere anche lì da vicino. Questo è il suo visino e anche lì appoggiata allo Swarovski. Scusatemi se sentite abbaiare il mio cane. Anche lei ha un po' di scaglie di sirena qui e le aveva anche qui. E anche lei ha questa splendida magia su tutta la coda. Mi sposto verso di qui perché c'è molta più luce. Guardate tutta questa luce olografica celeste. E sulle pinne si vede ancora di più. Io cerco di girarvela, di farvela vedere in tutti i modi possibili, perché secondo me è un effetto che merita tantissimo. E anche qui non abbiate paura, perché pinne e parti più sottili sono iper flessibili. E quindi loro due sono state le nuove arrivate in casa Nina Creation, le nuove arrivate per quanto riguarda le mie sirene olografiche. Per realizzare questo effetto olografico bellissimo, ho utilizzato dei pigmenti che voglio assolutamente farvi conoscere, che sono i pigmenti Mermaid Spectrum di Sparkly Treasure Shop. Sparkly Treasure Shop lo trovate su Etsy scrivendo proprio Sparkly Treasure Shop, e eventualmente vi faccio comparire adesso la scheda al video unboxing di tutte le cosine che c'erano in quest'ordine, così potete cliccare lì e andare più facilmente a scoprire il negozio. All'interno di questa confezione trovate varie colorazioni. Ci sono le colorazioni, c'è la colorazione celeste, viola, rosa, gialla e una un po' più sul fucsia. Entrambe, tutte quante, anzi, le vedrete molto meglio nel video appunto che vi è comparso qui, quindi nel caso aprite quello e lo vedete meglio. Sono utilizzabili sia nella resina, oltre che ovviamente sul filmo, e anche per la nail art, soprattutto perché immagino che queste cose siano state create più che altro per la nail art. Quindi vi mando un grosso bacione, Ninetti, e noi ci vediamo stasera alle 19 e ovviamente anche nei miei prossimi video. Ciao!